Il Natale andrà alla grande su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta. Speciale. Eh sì, perché il Natale quest'anno su Arte per Te è arrivato alla grande, con Arte per Te. Eccolo qui, qui questa è la faccia di Arte per Te, la vera faccia di Arte per Te, l'anima a dire il vero, il cuore pulsante. Tutti i nostri amici che ci sono venuti a trovare all'incontro di Bologna e con loro faremo insieme una bellissima decorazione di carta. Qualcuno di voi ha portato una stuzzicadenti? Ne ho qualcuno io da pranzo, va? Vediamo, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa combiniamo. Occorrente per questo lavoro un foglio di carta d'album diviso in sezioni da mezzo centimetro, così a righe, in modo che possiate anche un po' invecchiare sul vostro Natale. Dopodiché ricaverete queste striscioline. Che c'è, amore? Così, uguale a casa, uguale. Un pezzo di laccetto per appendere il nostro ciondolo all'albero di Natale, questo è del cortoncino cerato, e poi una colla vinilica. Oggi siamo in trasferta e non c'è l'attaccatutto che ci mancherà tantissimo. E ci occorrerà anche uno stuzzicadenti. Ci occorrerà anche una colla stick. Cominciamo subito a lavorare. Prendiamo tre delle nostre striscioline di carta, così, tac, e cominciamo a fare una rotellina formata da queste tre striscioline. Le rotelline si fanno in questo modo: si prende lo stuzzicadenti, dopodiché si piega in avanti e con l'unghia si infila sotto, così, guardate, zac, questo pezzetto in più va dentro la rotellina. Questo servirà per farla stare ancora più ferma, così. Dopodiché aiutatevi con lo stuzzicadenti per i primi giri e cominciate ad arrotolare. Finiti i primi giri, continuate a mano come facevate da piccoli con le stelle filanti, vi ricordate? Arrivati a questo punto, prendete la colla stick e sporcate di colla stick la linguetta rimanente. Finite la rotolatura. Così prendiamo un altro pezzo di carta, sporchiamone l'inizio, continuiamo la rotolatura lì, da lì dove l'abbiamo lasciata, quindi abbiamo finito qui, non sovrapponiamo, accostiamo in modo che non crei falsi spessori e continuiamo ad arrotolare l'uno sull'altro e fate così anche con la terza striscetta. Bene, arrotolate tutte le striscette, avrete questo girellino di carta. Mettiamolo da parte perché adesso andiamo a fare i raggi del nostro cristallo di neve. Come prima cosa prendiamo una striscetta e come prima arrotoliamola allo stuzzicadenti. Una sola questa volta. Dopo aver ben bene arrotolato, facciamo così tra le dita in modo da proprio forgiarla e piegare la carta. Quindi rilasciamola sul nostro tavolo, lei comincerà ad aprirsi. Si apre e facciamola andare. Dopodiché andiamo a srotolarla leggermente e decidiamo la grandezza delle nostre gocce. Ora stiamo facendo le gocce di carta. Bene, le mie vorrei fossero grandi così, quindi da qui a qui. Poi si allungheranno ulteriormente perché un'estremità andrà schiacciata. Quindi metto la colla sull'estremità, così. Ben bene, e la faccio attaccare dove voglio che sia la mia apertura, la mia larghezza, quindi a seconda di quanto le volete larghe le appiccicate la linguetta più su o più giù e mettiamo l'attaccatura verso il basso. Adesso cominciamo leggermente a srotolare la pallina all'interno di questo cerchio che si è formato, così, vedete? Quindi abbassiamo la parte centrale verso l'estremità dove c'è l'attaccatura della carta, teniamo fermo
così verso il basso, il resto lo schiacciamo da una parte, così, vedete? Tenetelo premuto con le dita, poi lo rilasciate piano piano, lo allargate leggermente e quello che ne verrà fuori sarà questo. Ve lo faccio vedere in controluce con la carta rossa. Questo motivo tutto di strati sovrapposti che si allargano. Guardate, ecco qua, la vera e propria filigrana di carta. Fate 5 di questi pezzi. Ok, alla fine ecco qua i nostri 5 pezzettini. Proseguiamo con il fare la rimanente parte. Adesso dobbiamo fare questo motivo qui, che andrà agganciato successivamente sul petalo che avevamo fatto prima, così, vedete? Cominciamo subito. Dobbiamo fare prima la pallina centrale, facciamola con mezza striscetta, quindi prendiamo la striscetta, prendiamone metà, così, metà approssimativa, insomma, l'importante è che siano comunque tutte uguali le 5, e cominciamo ad arrotolarla. Arrivati a questo punto, non mollate la rotella, passate la linguetta sulla colla stick, così, sporcatela ben bene, e continuate ad arrotolare, un po' come abbiamo fatto per la rotellina centrale. Anche di queste fatene 5. Per fare le gocce piccole prendete altre 3 mezze striscette e arrotolatele. La goccia si fa sempre nella medesima maniera. Una volta finito di arrotolare, forgiate bene la carta e rilasciatela sul piano da lavoro. Questa volta però non fatela allargare troppo, la riprendete, decidete quanto larghe devono essere le vostre gocce, e a me il pallino va bene così. Sì, quindi mettiamo un punto di colla sull'estremità e agganciamo l'estremità lì dove voglio che la goccia abbia la sua larghezza massima, così. Portiamo verso il basso e schiacciamo forte forte, ed ecco qui la nostra gocciolina piccola. In totale di queste, per tutto il lavoro, ne serviranno 20. Benissimo, adesso assembliamo questa parte qua, prendiamo una goccia e assembliamo il primo dei nostri raggi, così vi faccio vedere anche come fare. Prendiamo l'attaccatutto e mettiamo un punto di colla sulla parte tonda della goccia, di una delle gocce. Poca poca, serve solamente per farlo rimanere incollato, così. Ok? Dopodiché prendiamo le altre due gocce e prendiamo la nostra gocciolona, quella grande. Mettiamo un altro po' di colla, sempre sulla parte tonda, e mettiamola un po' divaricata rispetto alla precedente. Mettiamo un punto anche dall'altra parte e uniamola a quella di prima in questo modo, in modo che abbia una sorta di apertura a V. Quindi la prima dritta e la seconda aperta a V, spero si veda. Ora mettiamo della colla su entrambe le parti della punta della goccia grossa, da una parte e dall'altra, e insinuiamo la goccia grossa nello spazio che rimane tra le due gocce piccole, così. Ed ecco qui il primo dei nostri raggi del cristallo di neve. Facciamo di questi 5 raggi. State attenti sul piano da lavoro, metteteli su un piano da lavoro che sia antiaderente, anche su della carta forno, perché sennò si appiccica con la colla. A questo punto dovremmo avere 5 di questi e la rotella. Il più è fatto, ci serve però ancora da arrotolare un po'. E allora, seguitemi. Dobbiamo fare questo pezzettino, che è fatto da una rotella un po' più grande, una un po' più piccola, una un po' più piccola ancora, e una goccia. Allora, per questo segmento ci servirà 3/4 di striscetta, mezza striscetta e un terzo, poco più, di striscetta. L'importante è che tra di loro siano tutti uguali, non è importante che siano uguali al mio, ma che i vostri siano uguali tra di loro. Per la goccia sempre poco più di mezza striscetta, come per quelle di prima. Assembliamo adesso questo pezzo. Su ogni lato dove insiste l'incollaggio, quindi per farlo scomparire, incolliamo con quello dopo. Mettiamo sempre la colla sull'incollaggio precedente e incolliamo.
La colla deve essere un puntino, ma ci deve essere, perché se siete troppo leggeri vi rimane un po' molliccio e non va bene. Deve essere ben incollato l'uno all'altro, perché la colla dà struttura poi alla fine. Quindi poca, ma ci deve essere. E l'ultimo pezzo proprio sopra, anche di questi 5. A rotola, abbiamo tutti i pezzi. Adesso possiamo passare all'assemblaggio. Cominciamo sul lato curvo di ogni goccia. Mettete un po' di colla, e 1, mettete una goccia e uno di questi alternati. La colla mettetela sempre sul pezzo che andate ad appiccicare, e 2. Strike the harp and join the chorus. Qua in tutto il suo splendore il nostro bellissimo cristallo di neve in Killing. Potete sbizzarrirvi con le forme. Adesso io su questo metterò un nastrino, io ce l'ho argentato, scelgo una delle gocce, la infilzo, voilà, faccio scorrere il nastrino e questo diventerà una bellissima decorazione per il nostro albero di Natale. Oppure potete usarli come segnaposti, al centro potreste appiccicare il cartoncino con il nome del commensale e lasciarlo sul tovagliolo, essendo anche così, anche come decorazione, insomma, la regalate, mettete qui il fazzoletto, mettete qui il tovagliolo e la lasciate in ricordo di una bellissima cena di Natale ai vostri commensali. Bene, vi lascio alle foto, spero che vi sia piaciuto, io ringrazio tutto il popolo di Arte per Te che ha già fatto questo lavoretto con me, tutti dei simpaticissimi, dolcissimi, affettuosissimi e bravissimi ragazzi di Arte per Te. I ragazzi del workshop già l'hanno fatto, come vi dicevo, a Bologna abbiamo abbuzzato un po' il lavoro, ma vi ho fatto vedere come sarebbe venuto, quindi già lo conoscete, è il lavoro che è passato tra più mani in Arte per Te, quindi per questo Natale diciamo che è il lavoro a cui io sono più affezionata. E allora, augurandovi il più splendido dei Natali, vi lascio alle foto e noi ci rivediamo dopo. Ciondolo in Killing per il nostro albero di Natale. Questa volta invece avete visto l'epilogo e l'avranno visto anche tutti gli amici che sono intervenuti a Bologna al nostro incontro. È stata un'emozione bellissima, è stato bello poter condividere quei momenti con voi, come è stato bellissimo anche realizzare questo ciondolo ricordandovi e ricordando anche le amiche che hanno partecipato al workshop, perché loro invece l'hanno portato a termine questo lavoro. Quindi io posso dire che questo è il lavoro
che già ho visto in mano agli amici di Arte Verde, quindi sono veramente contenta di proporvelo. Spero vi sia piaciuto, ne vedrete che è molto semplice da realizzare e anche molto molto d'effetto da appendere sui vostri alberi. Non sottovalutate questa tecnica, è una tecnica bellissima, già portata avanti sin dal Rinascimento dai monaci per abbellire i loro breviari. È una tecnica veramente anche lussuosa per abbellire le copertine delle agende, per abbellire, per fare dei quadretti particolari. Si chiama filigrana di carta in italiano, e approfondendo l'argomento potete trovare veramente su internet un mondo di ispirazione. Io spero di aver aperto solamente lo spiraglio alla vostra curiosità. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, anche di filigrana di carta, condividete il video e vi aspetto sempre con i vostri commenti sia qui sotto al video che su Facebook e su Instagram, di cui qui sotto nel box informazioni, dove c'è la scrittina mostra altro, vi lascio i link di accesso diretto. Io, nell'augurarvi un sereno Natale, vi rimando al prossimo video che spero aspettiate con ansia come io aspetto ogni volta di rivedervi. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, buon Natale, uno splendido splendido Natale, arrivederci.